Lui il piede lo mette un po' poco, però lo appoggia, hai capito? È 3 giorni che l'ho messo, però lui appoggia già la gamba. Invece quel gesso diventa, dopo si gonfia il gesso, quando fuori la notte, l'umidità, quando piove, si gonfia, dopo cede, il gesso cede quando è umido. Invece con le stecche rimane come lo metti. Ha buttato fuori l'utero, ha partorito, poi spingono finché buttano fuori l'utero. Ma è una cosa che succede spesso? No, non succede quasi mai. Difficile da succedere. Possono ferirsi perché comunque essendo in giro ci sono vetri, chiodi e quant'altro. Possono prendere le diarree, gli agnellini, tutto quello che può prendere qualsiasi altro animale Quindi può tutti questi prendere. problemi li risolvi, riesci a risolverli tu? Devi chiamare un veterinario? Generalmente dobbiamo fare anche da veterinari, per forza di cose. Quella lì si era rotta la gamba con un sasso e lì gli mettiamo sotto, gli mettiamo una fascia, la fasciamo e facciamo le stecche di legno. E dopo io di solito ho incominciato, di solito si legavano con lo spago, però lo spago delle volte si smolla un po'. E ho incominciato col nastro isolante e lo faccio con quello. Questo l'abbiamo steccato, adesso è un gemello e la mamma non lo vuole più. Adesso ci diamo il latte delle capre. Ma perché di solito con i gemelli cosa succede? Lui è stato sfortunato perché si è rotto una gamba. Dopo l'altro mangia tutto lui, sai. Allora l'agnellino quando lo lasci c'è la stecchetta, anche se appoggia la gamba non si storta più. Col gesso devi star lì fino a che il gesso è indurito, se no lasciandolo andare il gesso non è. Passa via da lì! Il gesso non è indurito, appoggia la gamba, si storta e guarisce tutto sporco. Se qualche giorno tirano via le stecche, dopo. Quanti giorni ci mette a guarire? Ci vuole dai 15 a 20 giorni, più o meno così. Questo doveva guarire prima perché è giovane, dovrebbe guarire, più 15 giorni dovrebbe guarire. Andando indietro gli anni non si adoperava il gesso, si prendeva dal pino e quando tagliano il ramo del pino esce la goccia di ragia, chiamiamo così. Si prende e poi la metti via per tutto l'anno. Dopo lei diventa densa, dura e ne prendi un po' con un pezzo di stoffa di panno, prendi questa ragia, poi la schiacci con l'aceto, la fai diventare morbida come una cicca. Poi la spalmi bene sulla stoffa di panno, prendi la stoffa, la tagli a misura secondo la rottura della gamba, prepari gli stecchetti con legno, non pesanti, secondo l'animale se grande, se è piccolo. Poi si metteva, prima di metterla si scaldava con la carta che si scioglieva bene e poi gliela mettevi con gli stecchetti di gesso, legavi bene e guariva. E sono cose che dobbiamo imparare a fare da noi perché, cosa fai? Chiami il veterinario. Perché Il specialmente qua in salasso? montagna non è Che che cos'è viene il subito. salasso? A che cosa serve? Il salasso glielo fai quando di solito quando prendono gli diciamo colpi di sangue, mangiano qualcosa che gli si altera un po' la pressione, diciamo, lo vedi che diventa un po'. Gli viene il sangue, diciamo, denso, perché ha problemi per l'erba che ha mangiato o qualcosa sempre. Allora devi dare il salasso che lascia questo sangue e la pecora pian piano si. Ma come ti fai a farlo? Allora, i salassi erano tanti tipi, dalla cosa grave, gravissima, alla cosa non grave. Il salasso normale si faceva all'orecchio, gli tagliavi la vena dell'orecchio. Se la cosa che doveva essere più veloce, perché all'orecchio esce un attimino, poi il sangue coagula e si ferma da solo. Allora, se volevi lasciarlo andare tanto, bisogna fare il salasso all'occhio. All'occhio, qua è un punto sopra l'occhio, c'è la vena che lì ne esce molto. Ecco, e anche quella dipende da come la fai, se no lo devi cucire. Io li taglio qua sotto l'occhio, dentro un venino, qualcuno gli taglia la coda, ma a me tagliargli la coda non mi piace. Dopo rimangono senza coda.
Cioè quando dice gliela taglia via, gliela mozza. Sì, lo vedo. Poi gli viene un po' di sangue anche lì. Il tecnico della cosa del genere è mio zio, Giorgio, che cuce. E lui il... No, io non ho il coraggio, ho paura di farle male, sono sincera. Buon. Se non sei capace di cucirla in 4-4-8 si dissangua la pecora, è già guarita da tutto. Oggi, a dire la verità, io faccio l'occhio e alle orecchie, ma quello della spalla ne ho perso, ho visto il papà allora così, ma io non l'ho mai fatto. Dovevi essere capace di tagliare e di cucire, perché è in poche parole come la nostra vena, come si chiama, ecco. Ma adesso che cosa fate? Adesso si rimette dentro l'utero o si... o gli si fa saltare, si vede adesso come si può. Ma tu chi è che aspetti adesso per farlo? Adesso aspetto che arrivi mio papà col camion, la carichiamo e la portiamo a casa. E dopo gli si dà, però possiamo metterla da sola. Perché... Aspetta. Io martire sta sede. Da volte ti portano via l'agnello tanti, ma ti porti via l'agnello e ti tagli via la voglia di vivere. Hai capito? Invece l'agnello magari se è una pecora buona gli dà uno stimolo in più. C'è comunque un veterinario che ci segue. Sono due veterinari che ci seguono molto. Però i casi ordinari, diciamo, li trattano. Casi ordinari, non possiamo, comunque come un'azienda, non possiamo chiamare il veterinario tutte le volte, sennò saremmo falliti non so quanto tempo fa. E faccio il veterinario, seguo principalmente questi gregi vaganti che, dato che gli allevatori sono tutti, i pastori sono tutti di queste zone, no?
per cui della Bergamasco, Bresciana, Valcamonica, quando vanno in pianura, prima di scendere bisogna, solitamente si fanno dei trattamenti per i vermi o per i parassiti quelli cutanei della pelle, e quindi bisogna controllare un po' i greggi che scendono in pianura a posto, vuoi perché giù vanno nelle riserve, vuoi perché comunque vanno in terreni dove poi possono reinfestarsi, per cui bisogna fare i trattamenti. Prima c'era la brucellosi, facevano un vaccino, vedevano se dove facevano quel vaccino lì, se diventava gonfio la spalla o l'occhio, dipende dove facevano, se diventava gonfio vuol dire che era malata, se non diventava gonfio vuol dire che era sana. Poi sono nati, nel lungo andare gli anni, fare i prelievi del sangue, fare l'analisi del sangue, e hanno eliminato anche i vaccini da fare. Che malattie riscontri tu nelle pecore? Beh, ci sono i vermi, quindi quelli che stiamo facendo oggi, per una pratica per la verminosi. C'è ancora praticamente un po' di rogna, è un parassita causata da un acaro. Poi ci sono praticamente malattie di tipo dovute anche all'erba, che sono delle, si chiamano clostridiosi, è un microbo che si scatenano delle tossine all'interno dell'animale, causato da squilibri alimentari. Questi si hanno soprattutto la primavera, ma anche l'autunno, appena scendono in pianura, perché chiaramente l'erba che c'è qui non è uguale a quella che c'è a Milano o a Cremona, capito?